Lo scoppio di un fucile da fuoco risuona in tutta Dealey Plaza. Il presidente John Fitzgerald Kennedy si porta le mani al collo, mentre il sangue caldo sgorga dalla ferita da arma da fuoco. Guarda sua moglie accanto a lui, con occhi spalancati. Vengono sparati altri due colpi in pochi secondi. Il proiettile attraversa il cranio di Kennedy. Una nebbia di sangue si diffonde nell'aria. Jacqueline Kennedy salta dal suo sedile e si lancia sul bagagliaio dell'auto con il braccio teso, prima di tornare al suo posto. Si gira verso suo marito e culla il presidente ferito tra le sue braccia. «Mio Dio, hanno colpito mio marito! Ti amo, Jack!» urla. Il corteo presidenziale corre lungo la strada verso il Parkland Hospital a Dallas, Texas. Cosa è realmente accaduto il 22 novembre del 1963? Il giorno in cui il presidente John Fitzgerald Alcune teorie sono supportate da montagne di prove. Altre hanno poche o nessuna prova a loro sostegno. Ti riporteremo indietro nel tempo per seguire la serie di eventi che hanno portato all'assassinio del più giovane uomo mai eletto come presidente degli Stati Uniti. Studiando il passato e il percorso del corteo di Kennedy quel giorno, possiamo ottenere informazioni cruciali su ciò che è accaduto alle 12:30 del 22 novembre 1963. Questa ricostruzione dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy non farà affermazioni infondate o intratterrà idee di speculazione non supportata. Si basa invece su testimoni oculari, testimonianze e prove fotografiche per metterti al centro di una delle più grandi tragedie della storia americana. Al termine del viaggio, avrai le prove per trarre conclusioni su cosa è realmente successo il giorno dell'assassinio di Kennedy. Potresti scoprire che tutto ciò che credi ora sull'assassinio di Kennedy potrebbe essere messo in discussione e che potresti andartene con una nuova prospettiva su questo momento cruciale della storia. Per capire i meccanismi in atto, dobbiamo seguire John Fitzgerald, Kennedy nel tempo, esaminando contemporaneamente gli attori, le motivazioni e i luoghi chiave di questa tragedia. Iniziamo il 29 maggio del 1917 in una casa bianca a due piani situata all'83 di Beale Street a Brookline, Massachusetts, alla periferia di Boston. Qui, John Fitzgerald Kennedy nacque nella camera da letto padronale del secondo piano della casa. Da neonato, John Fitzgerald Kennedy viene diagnosticato con problemi di salute che saranno poi identificati come malattia di Addison. Questo è uno dei tanti problemi di salute che hanno causato a John Fitzgerald Kennedy una costante agonia per gran parte della sua vita. Nel 1936, John Fitzgerald Kennedy si diploma alla Choate, un collegio a Wallingford, Connecticut. Inizia il primo anno ad Harvard, dove studia già il fratello maggiore, Joe Kennedy Jr. John Fitzgerald Kennedy ammira il suo fratello maggiore, ma all'epoca nessuno sapeva che il futuro di Joe Kennedy riservava un destino macabro che avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell'indirizzare il suo fratello minore sul percorso che avrebbe portato al suo assassinio. Ad Harvard, John Fitzgerald Kennedy si infortuna alla schiena giocando a football. Questo infortunio affliggerà Kennedy per sempre e influenzerà il giorno in cui sarà sparato a Dallas, Texas. Il 1 settembre 1939, la Germania nazista invade la Polonia, segnando l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1937, Joseph Kennedy Sr., padre di John, viene nominato ambasciatore degli Stati Uniti in Inghilterra e si ritrova coinvolto nel conflitto in corso in Europa. John Fitzgerald Kennedy continua i suoi studi ad Harvard, ma il pensiero di arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti per unirsi alla guerra rimane nella sua mente. Poco dopo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale a opera di Hitler, Margaret Oswald, una povera donna di New Orleans, Louisiana, partorisce il suo terzo figlio, Lee Harvey Oswald. La nascita di Oswald non ha alcuna importanza nella storia del tempo, ma nei decenni a venire intraprenderà un percorso che lo porterà nella terra del più grande nemico degli Stati Uniti durante la Guerra Fredda, l'Unione Sovietica. Tuttavia, è quando il percorso di Oswald si incrocia con quello di John Fitzgerald Kennedy che il suo segno nella storia si consolida. Nel 1941, un anno dopo la laurea ad Harvard, John Fitzgerald Kennedy si arruola nella Marina degli Stati Uniti per combattere nella Seconda Guerra Mondiale. Serve come ufficiale di intelligence navale e alla fine raggiunge il suo obiettivo di comandare una torpediniera di pattugliamento nel Teatro del Pacifico. La nave è chiamata PT-109. Joe Kennedy, arruolato come pilota nell'esercito degli Stati Uniti, viene inviato in Europa per combattere i nazisti.
John Fitzgerald Kennedy ritornerà dalla Seconda Guerra Mondiale come un eroe di guerra. Joe Kennedy non tornerà affatto. Il 2 agosto 1943 avviene un fatto decisivo nella vita di John Fitzgerald Kennedy. Questo eleverà John Fitzgerald Kennedy allo status di eroe di guerra tra le famiglie americane. Il tenente John Fitzgerald Kennedy si trova sul ponte della PT-109 mentre pattuglia lo stretto di Blackett, a sud di Kolombangara, nelle isole Salomone. È una notte buia e inquietantemente calma, quando un cacciatorpediniere giapponese sembra apparire dal nulla. I 12 membri dell'equipaggio della torpediniera si affrettano a spostare la nave, ma non c'è abbastanza tempo. Il vascello giapponese, molte volte più grande della 109, la squarcia a massima velocità come un foglio bagnato. I giapponesi sembrano non accorgersi di aver colpito la torpediniera, che affonda mentre il cacciatorpediniere prosegue il suo corso. Nella collisione, Kennedy viene sbalzato contro la cabina di pilotaggio, aggravando la sua preesistente lesione alla colonna vertebrale. I marinai si ritrovano a galleggiare nelle oscure acque infestate da squali del canale. Se ci allontaniamo, possiamo vedere che ci sono delle isole qui, qui e qui. Ma senza luce gli uomini in mare non vedono le terre vicine. In seguito alla strage si presume che due membri dell'equipaggio, Harold Marnie e Andrew Jackson Kirksey, siano morti. Gli uomini superstiti, malconci e intossicati dai fumi del carburante, si aggrappano ai resti della nave fino a che l'alba illumina l'orizzonte. Kennedy scorge della terra in lontananza e ordina ai suoi uomini di nuotare verso di essa. Uno dei marinai sulla torpediniera, Patrick McMahon, perde continuamente conoscenza per le ferite riportate durante la collisione e viene tenuto a galla dai suoi compagni. Per trascinare il marinaio ferito, John Fitzgerald Kennedy afferra la cinghia del salvagente di McMahon tra i denti e nuota verso terra. Ogni bracciata gli provoca un dolore lancinante alla colonna vertebrale. Kennedy, ex nuotatore di Harvard, conduce trainando l'ingegnere ferito McMahon. Gli altri feriti incapaci di nuotare vengono legati a una tavola che viene spinta e trascinata sull'acqua dagli altri. Nonostante la distanza, Kennedy e il suo equipaggio raggiungono l'isola, dove valutano la loro situazione. Il piccolo lembo di terra viene successivamente identificato come Plum Pudding, ma gli uomini la chiamano Bird Island a causa dell'intenso odore del guano, che copre gran parte della vegetazione e della spiaggia. Probabilmente afflitto da atroci dolori per le sue ferite, Kennedy decide che deve proseguire se vuole che il suo equipaggio abbia qualche speranza di essere salvato. Intraprende una rischiosa nuotata solitaria nel Ferguson Passage, sperando di incontrare una torpediniera o nave americana nella zona. John Fitzgerald Kennedy nuota tra barriere coralline e mari agitati, restando in acqua per più di un'ora. Ritorna poi a Bird Island, atteso dal suo equipaggio. Dopo un po' di riposo e recupero delle forze, Kennedy decide di riprendere il viaggio la notte successiva. Sconfortato dalla mancanza di successo nel trovare un modo per salvare i suoi uomini, Kennedy ritorna a Bird Island, dove decide che il gruppo avrebbe dovuto spostarsi sull'isola di Olasana nella speranza di trovare cibo e acqua fresca, avvicinandosi anche al Ferguson Passage. Più i marinai americani restano bloccati, più rischiano di essere scoperti e catturati dalle forze giapponesi. Questo si aggiunge al fatto che, ogni giorno, l'ardente sole equatoriale sta lentamente cercando di bruciarli vivi. Stabilitisi su Olasana, Kennedy e il collega George Ross partono in cerca di aiuto. Raggiungono l'isola di Nauru, l'ultima della catena, dove incontrano due uomini indigeni di nome Byuku Gasa ed Eroni Kumana. I militari statunitensi avevano incaricato gli abitanti indigeni di perlustrare le isole per rilevare eventuali attività giapponesi. Infatti, sul bordo dell'isola di Nauru vi era un relitto giapponese che interessava sia a Kennedy e Ross che a Byuku Gasa ed Eroni Kumana. Il relitto avvicina le due parti abbastanza da potersi individuare a vicenda. Inizialmente, Byuku Gasa ed Eroni Kumana pensano che Kennedy e il suo compagno siano soldati giapponesi e scappano rapidamente. Ma si incontrano più tardi quel giorno e l'equivoco viene chiarito. Con l'aiuto degli isolani, Kennedy incide un messaggio nel guscio di un cocco, segnalando la loro posizione e richiedendo il salvataggio. Il 9 agosto, 7 giorni dopo l'affondamento della torpediniera, viene lanciata una missione per salvare i marinai naufragati. A Kennedy viene assegnata la Medaglia della Marina e del Corpo dei Marines e il Purple Heart per il suo coraggio e la sua leadership durante l'avvenimento nel Pacifico. La vicenda della torpediniera 109 è un momento chiave nella vita e futura carriera politica di Kennedy, solidificandone la sua immagine di leader audace. Il racconto di John Hersey, pubblicato su New Yorker e Reader's Digest, viene letto da milioni di persone negli Stati Uniti,
Prima ancora di mettere piede alla Casa Bianca, John Fitzgerald, Kennedy è diventato un nome familiare. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, John Fitzgerald Kennedy viene congedato dalla Marina nel 1946 e torna in Massachusetts, dove il padre, ex ambasciatore in Inghilterra, ha con lui una seria discussione. Joseph Kennedy Jr., fratello maggiore di John, era stato destinato alla politica fin da giovane, ma quando il suo aereo era esploso durante una missione segreta sul Canale della Manica, era scomparso per sempre. Il padre di John persuade quello che ora è il suo figlio maggiore che con la sua istruzione ad Harvard e l'esperienza militare sarebbe un ottimo candidato come deputato del Massachusetts. È chiaro che Joseph Kennedy Sr. ha piani più grandi per suo figlio, ma iniziare come deputato lo metterà su un percorso che potrebbe eventualmente portarlo a Washington. John Fitzgerald Kennedy si candida e vince le elezioni nell'undicesimo distretto congressuale del Massachusetts, che all'epoca include East Boston, Charlestown, il North End, Brighton, parti di Cambridge e Somerville. Stranamente Brookline, la città natale di John Fitzgerald Kennedy, non è inclusa nell'undicesimo distretto congressuale, quindi non appartiene al suo collegio elettorale. Kennedy serve come deputato del Massachusetts per 3 mandati, per un totale di 6 anni, dopodiché viene eletto al Senato degli Stati Uniti nel 1952, avvicinandosi di un passo alla presidenza degli Stati Uniti d'America. Mentre John Fitzgerald Kennedy si fa strada nella politica statunitense, Lee Harvey Oswald è su un percorso che influenzerà notevolmente il 22 novembre 1963. Nel 1956 Oswald si arruola nei Marines. Durante il suo periodo di servizio ottiene la qualifica di tiratore scelto. Sfortunatamente per Oswald, dopo 2 anni di servizio, affronta 2 diverse corti marziali. Questo infuria il giovane soldato e probabilmente contribuisce al suo disprezzo verso l'autorità e lo status quo. Il periodo trascorso nell'esercito fa capire come Lee Harvey Oswald sia un uomo intenso che sente che il mondo è contro di lui. Trova conforto negli scritti socialisti e si indottrina lentamente con le idee del comunismo. Nel 1959 Oswald va in Europa ed entra nell'Unione Sovietica. Esprime il desiderio di disertare, ma i sovietici glielo negano. Dopo molte suppliche e aver dimostrato fino a che punto Lee Harvey Oswald è disposto a provare la sua simpatia comunista, i sovietici riconsiderano. Oswald non nasconde bene la sua diserzione e quando i Marines la scoprono, avanzano una richiesta di congedo per motivi di sicurezza contro di lui. Negli Stati Uniti, il 13 luglio 1960, John Fitzgerald Kennedy viene nominato candidato presidenziale del Partito Democratico. Nonostante sia cattolico in una nazione prevalentemente protestante, molti adorano la sua personalità carismatica. Essendo di Boston e più progressista sui diritti civili rispetto a molti candidati, Kennedy è consapevole di aver bisogno di un vicepresidente che attragga voti nel Sud, dove molti elettori, inclusi i democratici, faticano ad accettare la desegregazione e la parità dei diritti. È a causa di questi fattori che Kennedy sceglie Lyndon Baines Johnson, senatore texano, come suo vice. L'8 novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy viene eletto presidente. È una delle gare più serrate nella storia degli Stati Uniti, con Kennedy che vince il voto popolare su Richard Nixon per soli 118.550 su un totale di quasi 69 milioni di voti espressi. Ciò significa che Kennedy vince con solo lo 0,17% di voti in più. L'appello di Kennedy alla popolazione urbana e agli stati industriali gli garantisce una netta maggioranza nel collegio elettorale. Il ticket Kennedy-Johnson si assicura 303 voti elettorali contro i 219 di Nixon e del suo candidato vicepresidente Henry Cabot Lodge Jr. Nel momento in cui Kennedy viene eletto 35esimo presidente degli Stati Uniti, diventa il presidente più giovane mai eletto, il primo cattolico eletto e il primo presidente nato nel XX secolo. Circa un mese dopo, il discorso inaugurale dove John Fitzgerald Kennedy dice agli americani: «Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese». Lee Harvey Oswald si presenta all'ambasciata americana in Unione Sovietica esprimendo la volontà di tornare negli Stati Uniti con la sua famiglia. Dopo qualche contrattazione, Oswald viene informato che può rientrare negli Stati Uniti. Durante il suo soggiorno in Unione Sovietica era stato infelice. Oswald lavorava in fabbrica e viveva alla Sovietica. Chiaramente non era l'utopia che aveva immaginato fosse uno stato comunista. Nel 1961, il generale statunitense Edwin Walker viene licenziato dal presidente John Fitzgerald Kennedy per diffusione di propaganda di estrema destra tra le truppe durante il servizio.
Dopo l'obbligo di abbandonare l'esercito, Walker si ritira in una comunità di Dallas, continuando a diffondere le sue idee anticomuniste e la sua retorica d'odio. È il primo che attira l'attenzione di Lee Harvey Oswald, che si vanta ancora di essere un socialista e sogna romanticamente di fuggire un giorno a Cuba per unirsi al Partito Comunista sotto Fidel Castro. Nel 1962 Oswald, la sua moglie russa e la loro figlia vengono ammessi negli Stati Uniti. Si trasferiscono a Fort Worth, Texas, alloggiando dal fratello di Oswald. Successivamente, Oswald e famiglia traslocano a Dallas. In questo periodo, Oswald si crea un'identità fittizia come Alec James, Hiddell. Questo sarà molto importante nei futuri eventi e indagini, quindi è importante tenere a mente questo nome. Il 27 gennaio 1963, Oswald ordina un revolver Smith e Wesson modello Victory 38 Special a naso corto da Seaport Traders di Los Angeles. Poi, il 12 marzo 1963, una settimana dopo il discorso con cui Edwin Walker aveva chiamato l'esercito americano a liquidare la piaga comunista che si è abbattuta sull'isola di Cuba, Oswald effettua un secondo ordine postale per una carabina da fanteria, carcano modello 38 da 6,5 x 52 mm da Klein's Sporting Goods a Chicago. Il fucile era stato pubblicizzato sulla rivista American Rifleman del febbraio 1963. Entrambe le armi vengono acquistate e consegnate a nome di Hiddell. Oswald pianifica meticolosamente un piano per assassinare Edwin Walker. Viaggia attraverso la città e scatta fotografie di ricognizione della casa di Walker. Disegna mappe a mano del quartiere di Walker. Scrive persino un mini manifesto su perché sta per assassinare l'ex generale. Il 10 aprile 1963, Lee Harvey Oswald mette la sua carabina modello Carcano 38 appena comprata in una borsa e sale su un bus cittadino. L'autobus lo lascia a pochi passi dal quartiere di Edwin Walker. Oswald si nasconde nell'ombra di fronte alla casa di Walker e guarda attraverso il mirino del fucile. Vede Walker seduto alla scrivania in sala da pranzo. Oswald prende la mira e preme il grilletto. Il proiettile sfonda il vetro della finestra e si conficca nel muro opposto, mancando la testa di Walker di centimetri. Dopo aver fallito il colpo, Oswald smonta il fucile e corre alla fermata dell'autobus prima dell'arrivo delle autorità. Sale sull'autobus e torna a casa. Poiché Walker non è stato ucciso, l'indagine della polizia è lenta nel raccogliere le prove. Nessun collegamento tra la sparatoria e Oswald viene stabilito fino alla morte di lui e del presidente Kennedy, quando viene interrogata Marina, la vedova di Oswald. Nell'estate del 1963, Lee Harvey Oswald intraprende uno strano viaggio. Torna a New Orleans, dove avvia e diventa l'unico membro del capitolo di New Orleans, dell'organizzazione Pro Castro Fair Play for Cuba, contro la volontà del gruppo stesso che considera Oswald uno squilibrato. Nel settembre del 1963, Oswald prende un autobus da Houston a Città del Messico. Il suo obiettivo finale è arrivare a Cuba. Dopo aver tentato invano di ottenere un permesso dal consolato cubano, ritorna negli Stati Uniti senza mai concretizzare il desiderio di unirsi al regime di Fidel Castro. Ritornato negli Stati Uniti, Lee Harvey Oswald va a Dallas, dove sua moglie incinta e sua figlia stanno con l'amica di famiglia Ruth Payne. Il 15 ottobre 1963, Lee Harvey Oswald viene assunto come impiegato presso il Texas School Book Depository. Trova il lavoro grazie a un vicino della signora Payne che lo ha menzionato per caso. A questo punto, Oswald non ha modo di sapere che la sua strada e quella del presidente Kennedy si incroceranno in poco più di un mese. Tuttavia, Oswald ha già dimostrato di essere capace di omicidio. Il 19 novembre, il Dallas Times Herald pubblica il programma e il percorso della visita, recentemente annunciata di Kennedy, alla città. Quando il giornale viene consegnato quella mattina, il percorso del corteo è noto a tutti a Dallas, compreso Lee Harvey Oswald, che ora sa dove e quando sarà il presidente degli Stati Uniti. Il 22 novembre 1963, alle 7:30 del mattino, il presidente Kennedy si sveglia all'Hotel Texas a Fort Worth. Si alza lentamente dal letto, dove è disteso su una tavola fatta per tenergli la schiena dritta. Mentre si siede sul bordo del materasso, il suo staff lo aiuta a mettere un tutore per la schiena che indossa per combattere l'atroce dolore che gli attraversa la colonna vertebrale quando deve sedersi o stare in piedi per lunghi periodi di tempo. Questo dispositivo avrà un ruolo nel modo in cui avverrà l'assassinio più tardi quel giorno. Mentre Kennedy si prepara per un pranzo nella sala da ballo dell'Hotel Texas, Lee Harvey Oswald si prepara per la sua giornata.
In retrospettiva, Oswald rompe diverse delle sue routine e finisce per fare alcune scelte strane. Toglie l'anello nuziale e lo posa sul tavolo della pensione dove alloggia. Oswald esce di casa con un grosso pacco avvolto in carta marrone. Quando gli chiedono cosa sia, dice al collega che sono aste per tende. Tuttavia, nelle ore successive, si scoprirà che il sacchetto di carta marrone contiene qualcosa di molto più sinistro di aste di metallo. Gli uomini si recano al Texas School Book Depository a Dallas, dove lavorano. Alle 11:25, John Fitzgerald Kennedy, Jackie Kennedy, il vicepresidente Lyndon, Johnson e un numero di altri membri dell'entourage della campagna per la rielezione vengono accompagnati dagli agenti dei servizi segreti mentre salgono sull'Air Force One. Circa 5 minuti dopo, l'aereo decolla e atterra a Love Field a Dallas, dopo un volo di 13 minuti. Il presidente Kennedy ha in programma un intervento all'incontro annuale del Dallas Citizens Council, al Dallas Trademark, ma non prima di seguire un percorso predeterminato attraverso la città, in modo che il maggior numero possibile dei suoi cittadini possa dare un'occhiata al presidente e a sua moglie, di cui gran parte del pubblico si è innamorata. All'arrivo dei Kennedy a Love Field, il tempo è migliorato ed è una splendida giornata autunnale. Inizialmente, il corteo prevede l'uso di una bolla di plexiglass sulla macchina dei Kennedy per ripararli dalla pioggia. Tuttavia, dato che il tempo piovoso ha lasciato Dallas, si decide che la bolla protettiva non sarà più necessaria. Questo fornirà alla folla una vista migliore del presidente e della First Lady. Questo imprevedibile cambiamento del tempo darà all'assassino una visuale chiara su Kennedy, cosa che non avrebbe avuto se l'auto avesse avuto la bolla di plastica come previsto. Quando John e Jackie Kennedy scendono dall'aereo a Love Field, sono accolti da circa 2000 persone. Scrosci di applausi esplodono dai passanti e si sentono grida adoranti dalle recinzioni lungo l'aeroporto, dove la gente si è radunata per dare un'occhiata alla coppia mentre scende dall'aereo. Jackie e suo marito si dirigono subito verso la folla lungo le recinzioni, stringendo mani per ringraziare del sostegno. Un passante dona a Jackie Kennedy delle rose, che lei porta con sé lungo il percorso del corteo. In auto con i Kennedy ci sono il governatore texano John Connolly e sua moglie. Due agenti dei servizi segreti siedono sul sedile anteriore, uno per guidare l'automobile e l'altro per tenere d'occhio le cose. La Lincoln Continental blindata è il terzo veicolo del corteo, preceduto dalla polizia e dai servizi segreti. Kennedy e Jackie sono sui sedili rialzati della Continental. L'auto è stata progettata per farli stare un po' più in alto e al centro dell'attenzione durante il corteo di fronte a migliaia di spettatori. I Connelly sono seduti direttamente davanti ai Kennedy. Dietro l'auto dei Kennedy c'è un'altra vettura dei servizi segreti, seguita da un'auto con il vicepresidente Lyndon, Johnson e sua moglie. Questa auto è seguita da un grande seguito di veicoli della polizia, agenti dei servizi segreti e automobili, per trasportare la stampa che coprirà l'evento. Il corteo deve percorrere circa 9,5 miglia lungo vari quartieri fino al Dallas Trademark. Appena inizia il corteo di veicoli, i servizi segreti e la polizia di Dallas sono in massima allerta. La preoccupazione principale sono i ponti sotto cui il corteo deve passare, dove sono stati dislocati più uomini. Alle ore 11:55 circa, il corteo presidenziale inizia il suo viaggio da Love Field lungo il percorso pianificato. Svoltano a sinistra su West Mockingbird Lane e deviano a destra su Lemon Avenue. Alle 12:06, Kennedy ordina al corteo di fermarsi quando vede un gruppo di bambini che tengono dei cartelli chiedendogli di fermarsi all'angolo tra Lemon Avenue e l'Omo Alto Drive. Saluta i bambini e autografa vari oggetti. Dopo una breve pausa, il corteo riprende il viaggio e si ferma nuovamente più avanti, quando il presidente Kennedy nota una suora con dei bambini. Alle 12:15 un uomo di nome Arnold Rowland, che si trova in Dealey Plaza, chiede a sua moglie se le piacerebbe vedere un agente dei servizi segreti. Indica il sesto piano di un edificio che contiene il Texas School Book Depository, dove un uomo siede alla finestra con un fucile. Sconosciuto a Rowland o a chiunque altro, quest'uomo non è un agente segreto, ma colui che ucciderà John Fitzgerald. Kennedy. Il corteo prosegue attraverso il nord di Dallas, svoltando su Lemon Avenue e poi su Turtle Creek Boulevard. Turtle Creek diventa Cedar Spring Road, avvicinando il corteo al centro di Dallas. Svolta a sinistra su North Harwood Street, seguendola per diversi minuti prima di svoltare a destra su Main Street alle 12:23. È a questo punto che i servizi segreti e la polizia di Dallas diventano più tesi.
La polizia chiede più rinforzi in centro, poiché la folla è molto più numerosa del previsto. Mentre il corteo procede su Main Street, l'anticipazione fa gonfiare la folla. Il corteo rallenta in modo che il maggior numero possibile di persone possa vedere il presidente, ma anche per motivi di sicurezza, a causa della quantità di persone che affollano la strada. Alle 12:29, il corteo svolta a destra su North Houston Street, proprio di fronte al Texas School Book Depository. È un modesto edificio in mattoni di 6 piani all'angolo di Dealey Plaza. Se zoomiamo per dare un'occhiata a Dealey Plaza, il parco stesso è relativamente piccolo e contiene diverse aree aperte e un grande tumulo che verrà descritto più tardi come un colle erboso. Le folle lungo North Houston Street sono alcune delle più grandi che il corteo ha incontrato e poiché le auto devono svoltare a sinistra su Elm Street poco più di 60 metri più avanti, il corteo ha rallentato fino a procedere a passo d'uomo. Alle ore 12:29:45, l'auto che trasporta Kennedy effettua la svolta a sinistra su Elm Street e procede verso il sottopasso che la polizia e i servizi segreti hanno tenuto d'occhio tutto il giorno, poiché il presidente sarebbe estremamente vulnerabile se qualcuno dovesse attaccare dal ponte. Alle 12:30 del 22 novembre 1963, un forte rumore risuona in tutta Dealey Plaza. All'inizio c'è incertezza. Alcuni credono che il rumore sia un petardo, altri pensano sia il contraccolpo di un'auto. Diventa subito chiaro che il rumore è un colpo di arma da fuoco. Kennedy passa dal sorridere alla gente attorno a lui al torcersi in una smorfia quando un proiettile gli penetra nella nuca ed esce sotto la gola. Il governatore John Connolly identifica subito il suono come un colpo di fucile e si volta sul sedile per individuare la provenienza. Il suo primo pensiero è che si tratti di un tentativo di assassinio. Tenta di avvisare Kennedy, ma il proiettile che esce dal collo del presidente prosegue nel petto di Connolly, attraversandogli il polso e finendo nella gamba del governatore. Connolly si piega mentre una costola si frantuma e le ossa del polso si frammentano. Ha ferite da perforazione su schiena, polmone, petto e coscia. Diversi testimoni, tra cui il senzatetto James Worrell, lo studente liceale Amos Ewins, il montatore Howard Brennan e altri affermano di aver guardato verso il sesto piano del Texas School Book Depository, origine del suono del colpo di fucile, e di aver visto un uomo con qualcosa simile a un fucile. Dopo che il primo colpo gli colpisce il collo, Kennedy può solo guardarsi attorno sotto shock. Incrocia lo sguardo della moglie. Il tutore che indossa in pubblico mantiene il presidente rigido ed eretto. Anche se ne avesse il tempo, Kennedy non potrebbe abbassarsi sul sedile per evitare il pericolo. Il presidente è immobilizzato in posizione. Jackie Kennedy nota un'espressione perplessa sul volto di suo marito, mentre porta la mano sinistra alla gola. Un secondo colpo risuona alle 12, 30 minuti e 7 secondi, solo 7 secondi dopo il primo. Se spostiamo per un momento la nostra visuale alla destra di Dealey Plaza, un passante di nome Abraham Zapruder ha filmato il corteo per tutto il tempo da un piedistallo di cemento lungo Elm Street. Si trova presso il colle erboso di Dealey Plaza, scattando foto granulose ma nitide di ciò che sta accadendo e di ciò che succederà. Un secondo e mezzo dopo il secondo colpo, un terzo colpo risuona in tutta la piazza. È alle 12, 30 minuti e 8 secondi e mezzo, che la terza pallottola colpisce il retro della testa di Kennedy e frammenti del suo cranio schizzano in aria. Subito dopo che il colpo fatale colpisce il presidente, Jacqueline Kennedy salta dal suo posto e si arrampica sul bagagliaio dell'auto. Sembra stia raccogliendo pezzi della testa del marito caduti sul bagagliaio, ma non ricorderà di averlo fatto. Vengono sparati 3 colpi in meno di 10 secondi. Si stabilirà che il primo proiettile ha attraversato il collo di Kennedy, colpendo John Connolly. Il secondo proiettile è andato a vuoto e ha mancato l'auto. E il terzo proiettile è stato il colpo mortale, che ha colpito Kennedy alla testa. Subito dopo l'ultimo colpo, l'autista del presidente, Bill Greer, spinge a fondo l'acceleratore della Lincoln Continental, dirigendosi verso il sottopasso su Elm Street. Jackie Kennedy culla la testa frammentata di suo marito tra le braccia, cercando di tenere insieme il suo cranio mentre il sangue fuoriesce dalla ferita. Gli ordini vengono urlati alla radio. Il corteo è diretto al Parkland Hospital, dove il personale d'emergenza attenderà il presidente. Mentre l'auto presidenziale accelera, Howard Brennan, Bob Jackson, un fotoreporter nel corteo, un altro fotografo di nome Malcolm Couch
e altri osservano e poi testimoniano di aver visto un uomo ritirare un fucile dalla finestra del sesto piano del Texas School Book Depository. Alle 12:31, la Lincoln Continental ha già preso la rampa che collega Elm Street alla North Stamons Freeway e sfreccia oltre il Dallas Trademark, dove il presidente avrebbe dovuto recarsi quel giorno se tutto fosse andato secondo i piani. Il veicolo lascia l'autostrada per Market Center Boulevard, poi va su Harry Hines Boulevard, portando il presidente Kennedy, Jackie Kennedy e i Connelly al Parkland Hospital. A Dealey Plaza, il caos si diffonde mentre la gente fugge per salvarsi. L'ufficiale di polizia Marion Baker corre verso il Texas School Book Depository su una motocicletta e incontra il sovrintendente dell'azienda. Accompagna Baker al piano superiore alla ricerca di un tiratore nell'edificio. Al secondo piano la coppia incontra un uomo dal volto impassibile. Baker estrae la pistola ordinando all'uomo di fermarsi. L'amministratore interviene e dice a Baker che va tutto bene. Conosce quest'uomo perché lavora nell'edificio. Baker abbassa la pistola, permettendo all'impiegato di proseguire. La persona lasciata andare sarebbe stata poi identificata come Lee Harvey Oswald. Il corteo arriva al Parkland Hospital alle 12:37. I paramedici si precipitano all'ingresso del pronto soccorso per soccorrere il presidente ferito. La moglie di Connolly chiede aiuto per il marito, che dentro l'auto perde sangue dal torso. Per momenti che sembrano infiniti, tutti si concentrano sulle condizioni del presidente, trascurando il governatore. Jacqueline Kennedy tiene la testa di suo marito sulle sue ginocchia nel sedile posteriore del veicolo. Il personale medico e i servizi segreti le chiedono di lasciare il suo corpo, ma lei rifiuta di mollare, rimanendo immobile. Quando l'agente Clint Hill, che era saltato sul retro dell'auto dei Kennedy a Dealey Plaza dopo gli spari, supplica la First Lady di lasciare che i medici aiutino suo marito, lei risponde a Hill che suo marito è già morto e che vuole che tutti li lascino in pace. Alla fine Jacqueline Kennedy lascia il corpo del marito, portato in sala trauma. Un esercito di medici invade la stanza per assistere il presidente. Il suo corpo è sul tavolo operatorio, il petto si muove appena. C'è sangue dappertutto. È ora evidente a molti che il presidente, Kennedy, è già morto. I servizi segreti mettono in sicurezza il vicepresidente, Johnson, e lo riportano di corsa verso Love Airfield, dove l'Air Force One è in preparazione per riportarlo a Washington. Circa 15 minuti dopo che Kennedy viene portato nella sala traumi, il suo cuore smette di battere. Il 22 novembre 1963, alle ore 13 Central Standard Time, un prete cattolico legge gli ultimi riti e il presidente John Fitzgerald Kennedy viene ufficialmente dichiarato morto. Alle 13:06, tornando al Texas School Book Depository, la polizia di Dallas trova un nido da cecchino vicino a una finestra al sesto piano con vista su Dealey Plaza. Sul pavimento trovano un lungo sacchetto di carta marrone accartocciato e tre bossoli di cartuccia usati. Tuttavia, non hanno ancora trovato l'arma che ha ucciso il presidente. Gli agenti di polizia setacciano l'intero edificio alla ricerca di qualsiasi segno dell'assassino o della sua arma. Mentre la polizia cerca il fucile nel Texas School Book Depository, un ufficiale di nome Tippett guida nel quartiere suburbano di Oak Cliff a Dallas. Questo quartiere si trova appena a sud-ovest del centro città. Dalle testimonianze oculari del tiratore al sesto piano del Texas School Book Depository, a Dealey Plaza, la polizia è stata allertata su un uomo bianco sconosciuto di circa 30 anni, con corporatura esile sui 75 kg e 1,70 m di altezza armato di fucile. Tippett nota un uomo simile al tiratore, ma qualcosa di più attira la sua attenzione. L'uomo continua a comportarsi in modo sospetto e si guarda costantemente alle spalle. Tippett decide di seguire l'uomo per osservare se continua a comportarsi in modo strano. Alle 23 Tippett decide di fermarsi e parlare con l'uomo. Ferma l'auto di pattuglia e abbassa il finestrino appena oltre la decima East e Patton Avenue. Diverse persone vedono Tippett scendere dalla sua auto di pattuglia e camminare verso l'uomo con cui stava parlando. L'uomo estrae una pistola e spara 4 volte a Tippett, uccidendolo. Nel centro di Dallas, la polizia trova un fucile italiano Mannlicher Carcano, da 6,5 mm, numero di serie C-2766, e dotato di un mirino giapponese, sotto alcune scatole al sesto piano del Texas School Book Depository.
Appena scoperto il fucile, la polizia riceve notizia dell'aggressione a Tippett. Ora cercano un uomo con una descrizione simile al tiratore di Dealey Plaza per l'omicidio di Tippett. Quando a Dallas l'orologio segna le 13:38, Walter Cronkite annuncia al mondo che John Fitzgerald, Kennedy, il presidente degli Stati Uniti d'America, è passato a miglior vita. Aggiungendo che il vicepresidente Johnson è presumibilmente di ritorno a Washington per prestare giuramento, la voce gli si spezza. Cronkite, come il resto della nazione, è addolorato. A Oak Cliff, Johnny Brewer, gestore di un negozio di scarpe su Jefferson Boulevard, nota un uomo che cammina in modo strano per la strada. L'uomo continua a guardarsi oltre la spalla, come per assicurarsi di non essere seguito. Brewer vede l'uomo entrare in un cinema al di là della strada. Dopo aver parlato con il bigliettaio, decidono di chiamare la polizia per segnalare lo strano uomo che si è introdotto nel cinema. La polizia raggiunge il cinema verso le 13:48. Un gruppo di agenti armati entra e cerca un uomo che si adatti alla descrizione del sospetto. Tre file dal fondo siede una figura solitaria. La polizia dice all'uomo di alzarsi lentamente, circondandolo. Lui risponde: «È tutto finito ora!» Subito dopo, l'uomo allunga la mano. La polizia si lancia verso il sospetto e scoppia una lotta. L'uomo cerca di puntare una pistola agli agenti, ma viene immobilizzato dopo diversi colpi. Il sospetto viene ammanettato e trascinato fuori dal teatro, mentre continua a urlare sui suoi diritti e su come vengono abusati. La polizia trova due diverse carte d'identità nel portafoglio del sospetto durante i controlli alla stazione. La prima è per Oswald, la seconda per Alec. Hello. Alle 14:15 un annuncio informa tutte le forze dell'ordine che l'uomo sospettato di aver sparato all'agente Tippett, e forse al presidente, è stato catturato. Mentre ciò accade, il corpo di Kennedy viene caricato sull'Air Force One, mentre Lyndon, Johnson, Jackie Kennedy e un seguito di agenti salgono sull'aereo. L'aereo resta fermo sulla pista per 15 minuti, aspettando che Sarah Hughes, giudice federale di Dallas, lo raggiunga. È stato deciso che Lyndon Johnson deve essere insediato in carica il prima possibile per mantenere la continuità e il potere del presidente. Hughes arriva a Love Field alle 14:30. 8 minuti dopo, l'insediamento inizia sull'Air Force One. La cabina è così piena di persone che c'è appena spazio per muoversi. Accanto al futuro presidente c'è sua moglie, Claudia Alta Johnson. Dall'altra parte, Jacqueline Kennedy, ancora con la giacca macchiata di sangue indossata quando suo marito è stato assassinato. Mentre il neo presidente giura e si dirige verso la capitale, la polizia di Dallas ha mandato degli agenti alla pensione dove Lee Harvey Oswald risiede. Un'unità viene inviata a Irving per prendere la moglie di Oswald. La pensione si trova nel sobborgo di Oak Cliff, sulla North Beckley Avenue, dove gli investigatori trovano un gran numero di libri sul comunismo insieme a un passaporto sovietico con il nome e la fotografia di Lee Harvey Oswald dal suo periodo come disertore. Alle 17 l'Air Force One atterra alla base aerea di Andrews nel Maryland, con a bordo il corpo dell'ex presidente e il nuovo presidente. Robert Kennedy, procuratore generale e fratello di John, attende lo sbarco dei passeggeri. Robert era molto legato a suo fratello ed era stato informato del suo assassinio dal capo del Federal Bureau of Investigation, Edgar Hoover, prima che venisse comunicato al mondo. Il corpo di Kennedy viene portato al Bethesda Naval Hospital per l'autopsia, mentre Lyndon Johnson si dirige alla Casa Bianca. A Dallas, Lee Harvey Oswald viene interrogato da un interrogatore esperto, il capitano Fritz. Nonostante Oswald neghi costantemente ogni coinvolgimento negli omicidi, il suo tono e il linguaggio del corpo non sembrano quelli di un innocente. La sua voce non trasmette supplica frenetica o rabbia, ma solennità e sarcasmo, come un adolescente sorpreso a fare un errore. Mentre l'interrogatorio è in corso alla sede della polizia di Dallas, un uomo discreto si aggira per la stazione con il nome di Jack Ruby. È un proprietario di nightclub nell'area di Dallas e, sebbene sia amico di molti degli agenti di polizia, non ha motivo di essere alla stazione, soprattutto in questo momento. In qualche modo riesce a entrare nella stazione con una borsa di panini al roast beef, che distribuisce agli agenti discutendo gli eventi correnti. Nel frattempo, nella mente di Jack Ruby, inizia a formarsi un piano omicida. Durante l'interrogatorio, Fritz presenta diverse prove contro Oswald, collegandolo all'assassinio del presidente Kennedy. La polizia ha i bossoli usati,
il sacchetto di carta marrone e il fucile stesso dal Texas School Book Depository, dove Oswald lavora. C'è anche una dichiarazione di Marina, moglie di Oswald, che conferma che lui possedeva un fucile simile a quello ritrovato. Riescono a rilevare un'impronta palmare dal calcio del fucile, successivamente abbinata al palmo di Lee Harvey Oswald. Le impronte digitali verranno prelevate anche dal sacchetto marrone trovato al sesto piano del Texas School Book Depository. Inoltre, il capitano Fritz sa e sottolinea che Oswald è l'unico impiegato ad aver lasciato il Texas School Book Depository dopo la sparatoria e a non essere tornato, il che lo rende incredibilmente sospetto. Fritz coglie Oswald in due bugie, una sul possesso della pistola che portava e l'altra su una prova decisiva che lo collega all'arma usata per sparare a Kennedy. Inoltre, dopo aver parlato con il marito, sua moglie è stata interrogata e crede che abbia commesso l'omicidio di Kennedy basandosi sul suo comportamento. Il capitano Fritz ed altri ufficiali che hanno partecipato all'interrogatorio esaminano le prove. Si conclude che ci sono abbastanza prove per condannare Lee Harvey Oswald come l'assassino che ha sparato a John Fitzgerald. Kennedy! Poco dopo la mezzanotte del 23 novembre, la polizia porta Lee Harvey Oswald davanti alla stampa per mostrare al mondo di avere l'uomo sospettato di aver ucciso il presidente. Dal fondo della stanza, Jack Ruby guarda Oswald con un sorriso tra i flash e la folla di giornalisti. In meno di 48 ore farà qualcosa che alimenterà centinaia di teorie del complotto sull'assassinio di Kennedy. Dopo l'intervista, Lee Harvey Oswald elude le domande insistendo di essere stato incastrato, quindi viene riportato in cella. Mentre la città di Dallas dorme, emerge un ultimo sviluppo nel caso contro Oswald. Alle 4 del mattino, il Federal Bureau of Investigation collega il fucile usato nell'assassinio del presidente, ritrovato lo stesso giorno al Texas School Book Depository, al negozio Klein's Sporting Goods, a Chicago, Illinois. Il modello Carcano 38 era un fucile da fanteria disponibile per ordine postale. Questo significava che l'acquirente doveva scrivere una lettera e inviare i soldi al negozio, e a quel punto l'arma gli sarebbe stata spedita. Il nome sull'ordine era Alec Heidel di Dallas, Texas, lo stesso nome sulla seconda carta d'identità nel portafoglio di Lee Harvey Oswald. Il 23 novembre la polizia annuncia che Lee Harvey Oswald sarebbe stato trasferito dalla stazione alla prigione di Contea il giorno successivo. Tuttavia, la polizia sa che questo deve essere fatto garantendo la massima sicurezza di Oswald, poiché ci sono milioni di cittadini indignati che vogliono la sua testa. Alle 9 del mattino del 24 novembre, il capo della polizia informa i suoi subordinati che vuole un camion blindato per trasportare Oswald dalla stazione alla prigione. Ci sarà un corteo ad accompagnare il blindato nel caso la folla radunata diventasse incontrollabile e tentasse di assaltare il camion. Il 24 novembre, alle 11:17, Jack Ruby stava compilando un vaglia postale della Western Union, vicina al quartier generale della polizia di Dallas, destinato a una spogliarellista che lavorava in uno dei suoi locali. C'è una persona davanti a lui in fila. Se il suo ordine avesse richiesto più tempo, avremmo potuto risolvere elementi chiave dell'assassinio di Kennedy, che oggi ci sfuggono. Alle 11:19, Lee Harvey Oswald viene ammanettato e scortato fuori dalla sua cella lungo la stazione di polizia, verso il convoglio per la prigione di Contea. Il seguito di ufficiali che circonda Oswald si ammassa nell'ascensore della stazione di polizia e scende al livello seminterrato dell'edificio. Ci sono 70 poliziotti posizionati nel seminterrato per sicurezza, oltre a reporter e cameraman. Il piano di trasferimento per Oswald è cambiato. È stato deciso che il camion blindato attirerà troppa attenzione e sarà un bersaglio troppo grande per le folle che si sono radunate. Dunque, il convoglio fungerà da diversivo e Lee Harvey Oswald verrà trasferito in prigione in un'auto di polizia non segnalata. Alle 11:20 vengono posizionati i veicoli per trasferire Lee Harvey Oswald. Poiché il corteo di auto è composto da molti veicoli, ciò richiede del tempo, durante il quale gli ufficiali fuori dalla stazione sono distratti. Nel frattempo, Jack Ruby avanza sulla rampa esterna verso il seminterrato della stazione di polizia. Tutti sono troppo occupati a organizzare il corteo per notarlo. Entra nel seminterrato senza essere fermato. All'estremità del seminterrato, la porta dell'ascensore si apre e Lee Harvey Oswald è scortato fuori. Gli ufficiali e Oswald, nel varcare le porte del garage, vengono abbagliati dai flash e dalle luci delle telecamere. La stampa si riversa avanti. Ike Pappas della Columbia Broadcasting System News urla: «Signor Oswald, ha qualcosa da dire in sua difesa?»
Nel frattempo, un uomo si fa strada tra i reporter dal fondo della folla. Tiene una pistola nella destra. Ogni agente di polizia identifica l'attentatore. Uno grida: «Jack, bastardo, non farlo!» Ma è tardi. Jack Ruby spara un proiettile nello stomaco di Lee Harvey Oswald. La polizia atterra Ruby e gli toglie la pistola. Altri agenti si affrettano verso Oswald, sanguinante sul pavimento seminterrato. Uno chiede se ha qualcosa da dire loro. Lee Harvey Oswald rimane in silenzio per un momento e poi sviene. In pochi minuti Oswald viene portato al Parkland Hospital, dove due giorni prima Kennedy era stato dichiarato morto. Due dei dottori che hanno operato su Kennedy operano anche su Lee Harvey Oswald. Oswald ha perso molto sangue, ma per un momento i medici pensano che sopravvivrà. Tuttavia, non succederà. Mentre Oswald perde sangue, Robert Kennedy, Jacqueline Kennedy e i figli sono portati nella sala est della Casa Bianca, dove giace il corpo di John. Alle 13:07 del 24 novembre 1963, 2 giorni e 7 minuti dopo che il presidente Kennedy era stato dichiarato morto, Lee Harvey Oswald muore nello stesso ospedale e nella stanza accanto a quella in cui, al precedente presidente, avevano dato l'estrema unzione. È in questo momento che qualsiasi confessione o comprensione del perché Lee Harvey Oswald abbia ucciso, Kennedy si perde per sempre. È anche il momento in cui le teorie del complotto sono autorizzate a dilagare e diffondersi nella coscienza americana. Va detto che, mentre gli investigatori raccoglievano prove, avevano trovato scritti di Oswald su idee socialiste, insieme a un manifesto incompleto e in qualche modo incoerente tra i suoi effetti personali. Sembra che Lee Harvey Oswald si considerasse un grande uomo a cui non era mai stata data l'opportunità di prosperare a causa della natura oppressiva dell'autorità e del capitalismo negli Stati Uniti. Ecco perché il socialismo, l'Unione Sovietica e Cuba lo interessavano? Forse Oswald riteneva che sarebbe stato importante in un mondo socialista. E il fatto che Kennedy rappresentasse proprio il sistema da cui si sentiva oppresso ha motivato le sue azioni. Il 25 novembre 1963, al suo terzo compleanno, John Kennedy Jr. saluta la bara del padre al cimitero nazionale di Arlington. Il 29 novembre il presidente Lyndon Johnson istituisce la commissione Warren per indagare formalmente sull'assassinio del presidente e per scoprire se Lee Harvey Oswald fosse effettivamente l'uomo che ha ucciso Kennedy o se fossero coinvolte altre entità. La commissione Warren presenta i suoi risultati il 24 settembre 1964. L'indagine ha raccolto testimonianze oculari, enormi quantità di prove e le conclusioni di esperti per arrivare alla conclusione che non ci sono prove che Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fossero parte di alcuna cospirazione, interna o estera, per assassinare il presidente Kennedy. La commissione afferma che i colpi che hanno ucciso il presidente Kennedy e ferito il governatore Connolly sono opera di Lee Harvey Oswald. La commissione non ha rilevato prove di aiuto a Oswald nella pianificazione o esecuzione dell'assassinio. La commissione non ha rilevato prove che Oswald fosse coinvolto, influenzato o spinto da un governo straniero a uccidere Kennedy o che fosse un suo agente. È stato stabilito che vari test hanno dimostrato la precisione del Mannlicher carcano e l'uso di un mirino a 4 potenze ha facilitato un tiro rapido e preciso. La formazione di Oswald nei Marines, la sua abilità nel tiro, l'esperienza con vari fucili e la familiarità con l'arma in questione evidenziano la sua capacità di commettere l'assassinio. Il Federal Bureau of Investigation aveva ricreato lo stesso colpo utilizzando il fucile, il mirino e un sosia di Kennedy. È stato confermato che il colpo mortale al presidente era possibile. La commissione affronta anche le speculazioni e le teorie del complotto, che erano già dilaganti in tutto il paese. Alcuni pensano che i colpi fatali provenissero dal cavalcavia ferroviario di fronte all'auto. È emerso che i colpi al collo e alla testa del presidente e che hanno ferito il governatore Connolly provenivano da dietro e dall'alto. Non ci sono prove di colpi sparati al presidente da punti diversi dal Texas School Book Depository. Alcuni affermano che la vettura presidenziale aveva un foro da proiettile nel parabrezza. Questo è un indizio che un colpo o dei colpi sono stati sparati al presidente dal davanti del veicolo invece che dal retro. Il rapporto della commissione respinge questa speculazione, affermando che il parabrezza non è stato penetrato da nessun proiettile. È stato rinvenuto un residuo di piombo sul parabrezza interno. Sull'esterno del parabrezza c'erano delle crepe proprio davanti al residuo di piombo all'interno. Il proiettile da cui proveniva questo residuo di piombo era probabilmente uno di quelli che ha colpito il presidente, e quindi proveniva dall'alto e da dietro.
Gli esperti hanno stabilito che l'abrasione nel parabrezza proveniva dall'impatto all'interno del vetro. Ci sono dichiarazioni che una foto diffusa su giornali e riviste post-assassinio mostra Lee Harvey Oswald sui gradini anteriori del Texas School Book Depository prima del passaggio del corteo presidenziale. La commissione scopre che l'uomo sui gradini anteriori dell'edificio, ritenuto o accusato da alcuni di essere Lee Harvey Oswald, è in realtà Billy Lovelady, un dipendente del Texas School Book Depository che somiglia vagamente a Oswald. Lovelady si è identificato nella foto e altri dipendenti del depository che erano con lui, come mostrato nella foto, hanno confermato che era lui l'uomo nella foto e che Oswald non era lì. Nonostante il rapporto Warren, alcuni rimangono scettici su quanto accaduto nel giorno dell'assassinio di Kennedy. Le prove della commissione Warren e le testimonianze oculari sostengono fortemente la conclusione che Lee Harvey Oswald fosse l'assassino di John Fitzgerald Kennedy e abbia agito da solo. Nel 1976 negli Stati Uniti scoppia una cospirazione. Durante lo scandalo Watergate e la gestione della guerra in Vietnam, la fiducia del paese nel governo diminuisce notevolmente. Ciò porta alla formazione di una commissione speciale per riaprire le indagini sugli omicidi di Kennedy e Martin Luther King Jr. nel 1968. Le sue scoperte confermano le conclusioni della commissione Warren. Il 20 dicembre 1991, un evento alimenta le teorie del complotto sull'assassinio di Kennedy. È in questa data che il popolare film su Kennedy di Oliver Stone arriva nei cinema. A questo punto, molti nel pubblico generale iniziano a mettere nuovamente in discussione la validità della conclusione della commissione Warren e gli eventi che si sono verificati il giorno dell'assassinio di Kennedy. È chiaro che alcune persone dimenticano che il film di Stone è un'opera di finzione e non un fatto reale. Nel 1992, con le teorie del complotto su Kennedy al culmine, il governo approva il President John Fitzgerald, Kennedy Assassination Records Collection Act, che impone la futura pubblicazione di tutti i documenti inediti relativi all'incidente. Questa legge viene firmata dal presidente George Bush e stabilisce la data per la pubblicazione dei documenti nell'ottobre 2017. L'allora presidente Donald Trump posticipa questa scadenza, ordinando la pubblicazione di circa 2.800 file inediti, ma trattenendone migliaia di altri per ragioni di sicurezza nazionale. Nel 2022 la Mary Farrell Foundation, detentrice della più vasta collezione di documenti sull'assassinio di Kennedy, denuncia il presidente Biden e la National Archives and Records Administration per aver ritardato la pubblicazione di altri 15.000 documenti sull'omicidio di Kennedy. L'amministrazione Biden imputa il mancato rilascio a motivi di sicurezza. Basandoci sulle prove attuali e applicando il rasoio di Occam, che suggerisce che la spiegazione più semplice è solitamente quella giusta, dobbiamo concludere che Lee Harvey Oswald ha ucciso Kennedy per motivi sconosciuti, dato che è stato ucciso prima di poter confessare. Una nuova prova potrebbe portare a una nuova conclusione? Assolutamente. Questa è la bellezza della scienza, la ricerca della verità. Una teoria può essere cambiata, smentita o modificata quando emergono nuove prove. Non dovremmo smettere di ricercare la verità, ma evitare di aderire a teorie cospirative senza prove significative per appagare la nostra curiosità e convinzioni. Finché non si troveranno prove più solide, l'ipotesi più plausibile sull'omicidio di Kennedy è che Lee Harvey Oswald, un uomo disturbato, sparò 3 colpi alla macchina presidenziale. Uno colpì il collo di Kennedy, un altro mancò il bersaglio e il terzo raggiunse la parte posteriore del cranio di Kennedy, uccidendolo. Le prove indicano che Oswald ha agito da solo, senza coinvolgimento di altre cospirazioni o entità straniere. Ecco perché la maggior parte degli storici e degli accademici ritiene che le conclusioni della commissione Warren siano valide. Perché 60 anni di indagini e ricerche non hanno fornito alcuna prova concreta del contrario. La mancanza di una confessione o non poter capire il perché dell'assassinio di Kennedy è inaccettabile per molti, spingendoli verso teorie del complotto. Il pensiero di un singolo squilibrato in grado di gettare il paese più potente del mondo nel caos momentaneo, assassinandone il presidente, è terrificante per molti. Non è una conclusione adeguata alla vita di un presidente tanto rispettato. La verità è che non sapremo mai perché Oswald ha fatto quello che ha fatto. Se c'è di più in questa storia, forse è nascosto nei documenti che il governo degli Stati Uniti deve ancora rilasciare. La maggior parte delle prove, testimonianze oculari ed esperti indicano che il presidente Kennedy è stato ucciso da un pazzo che credeva che il socialismo dovesse governare il mondo e a cui è stata presentata l'opportunità di finire nei libri di storia, quindi l'ha presa. Se questo ti ha incuriosito, guarda il video
Questi stati sono stati progettati per essere sacrificati in caso di terza guerra mondiale. O guarda un altro sul vero motivo per cui gli Stati Uniti hanno comprato l'Alaska dalla Russia. Ci vediamo la prossima!